No, buongiorno e benvenuti al webinar Safety e Security nelle pubbliche manifestazioni, la circolare piante dosi, analisi ed effettivi effetti applicativi. È il primo appuntamento online del nuovo ciclo di webinar in materia di semplificazione amministrativa. Sono Paola Pirani di Formez PA, vi introdurrò brevemente in questo nuovo evento di questo ciclo. Do il benvenuto anche alla relatrice, la dottoressa Miranda Corradi, responsabile del servizio interventi economici del Comune di Mirandola ed esperta di semplificazione Formez PA, alla quale a breve passeremo la parola. Questo webinar, come dicevo prima, apre un nuovo ciclo di approfondimento e divulgazione in materia di semplificazione amministrativa, coordinato dal Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, un percorso che fa parte del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, affidato a Formez PA dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Questo nuovo ciclo durerà da settembre fino ad ottobre, approfondirà diverse tematiche. Passeremo dalla safety e security alla normativa sugli allevamenti, alle procedure per la gestione delle onoranze funebri, la semplificazione per imprese certificate, fino ad arrivare al software gestionale SUAP. Sulla tematica della safety e security abbiamo due eventi. Quello di oggi, safety e security nelle pubbliche manifestazioni, la circolare piante dosi, analisi ed effetti applicativi, e poi ci sarà un nuovo incontro il 7 di ottobre, dal titolo Safety Security nelle pubbliche manifestazioni, ruoli, controlli ed attività sanzionatoria della Polizia locale. E vi ricordo inoltre che in questo ciclo, che appunto come dicevo prima durerà da settembre fino a ottobre, ci saranno anche altri eventi nel mezzo, anche verso fine settembre. Per questa ragione vi invito sempre a controllare la pagina di eventi PA per tenere sotto controllo il calendario. Comunque sarete sempre tutti avvisati via mail, tutti coloro che hanno partecipato appunto ai nostri progetti. I nostri progetti che hanno visto diversi webinar e seminari. Siamo arrivati a 31 webinar e 34 seminari dall'inizio del nostro progetto e abbiamo toccato diverse tematiche. Siamo passati dalla conferenza dei servizi alla SCIA, SUAP e SUE, commercio, modulistica unificata e standardizzata, imprese, edilizia, ambiente, digitalizzazione, spettacolo e trattenimenti pubblici, notifica sanitaria. Sempre nell'ambito di tutti questi eventi li potete trovare al nodo di eventi PA 17455, nel quale avrete tutto l'elenco di tutto ciò che abbiamo svolto insieme a voi e potete rivedere sia i programmi, le slide e potete rivedere anche tutte le registrazioni per quanto riguarda i webinar. Nell'ambito di questo progetto è nata la comunità Rete Italia Semplice, reteitaliasemplice.gov.it. È una piattaforma al servizio del personale delle amministrazioni, delle associazioni, delle imprese, dei cittadini e dei tecnici ed è dedicata in particolare allo sviluppo e alla messa in rete delle competenze nell'attuazione degli interventi di semplificazione. La Rete Italia Semplice è stata messa a punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formez PA negli ambiti dei progetti PON Governance, Delivery Unit e supporto all'operatività della riforma. Per accedere basta cliccare con le credenziali di FP Auto sul pulsante Accedi. E sono messe a disposizione tre aree di lavoro, modulistica standardizzata e semplificata, SUAP e Rete Italia Semplice. Nel momento dell'iscrizione si è registrati in automatico a Rete Italia Semplice. Per poter partecipare invece alle altre aree di lavoro basta chiedere la partecipazione. È una piattaforma molto interessante con dei grandi servizi, con guide, FAQ, documentazione, richiedi all'helpdesk e sempre un rimando e un richiamo ai nostri seminari e ai nostri webinar. Andiamo velocemente all'incontro di oggi, che è un percorso appunto e un webinar rivolto al personale dell'amministrazione dei SUAP dell'Emilia-Romagna, ma è aperto anche al personale e all'amministrazione SUAP di altre regioni e tutti coloro che sono interessati a queste tematiche. Dopo questi pochi minuti di accoglienza passerò la parola alla dottoressa Corradi e ci sarà poi il solito spazio sul finire dopo la trattazione, dalle 11 in poi, per le risposte alle domande che voi porrete in chat.
Andiamo a vedere quali sono i punti salienti del nostro webinar. La ridefinizione dei passaggi procedurali per le pubbliche manifestazioni sottoposte al regime autorizzatorio e per quelli degli articoli 18 e 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le nuove linee guida per l'individuazione delle misure del contenimento del rischio, i requisiti previsti per le manifestazioni dinamiche che si svolgono in spazi non delimitati e le manifestazioni storiche. Alla fine dell'intervento, come dicevo prima, raccoglierò tutte le vostre domande pervenute nella chat e le girerò alla docente. Come tutti i webinar, ricordo ancora che è registrato questo evento e le slide e la registrazione le potrete trovare a breve nel nodo eventi PA 194823, dove vi siete proprio iscritti e poi in chat a breve manderò proprio l'indirizzo. Ricordo alcune altre indicazioni di servizio, ovvero che la... Buongiorno, benvenuti. Eccoci con questo webinar che faremo insieme per esaminare la circolare piante dosi uscita l'anno scorso, è stata in corso e applicata nel corso di questa estate, con tutte naturalmente le perplessità interpretative del caso. Stiamo parlando di uno strumento per autorizzare e progettare spettacoli, trattenimenti e in generale le pubbliche manifestazioni. E quindi la prima cosa da fare è vedere che cosa prevede la normativa in materia. Molto velocemente, abbiamo gli articoli 68 e 69 del TULCS che prevedono la licenza o in alcuni casi la SCIA per lo svolgimento degli spettacoli. Spettacoli che ai sensi dell'articolo 71 possono svolgersi soltanto per il tempo e i luoghi indicati nei titoli abilitativi, nelle autorizzazioni, nelle SCIA. Abbiamo poi l'articolo 80, e questo è il nodo della questione, che prevede che comunque l'autorità di pubblica sicurezza possa concedere la licenza per lo svolgimento di pubblici spettacoli soltanto dopo aver verificato la sicurezza del luogo in cui questi si svolgono. E in questo la pubblica amministrazione si avvale della commissione di vigilanza quando la capienza dei luoghi in cui si svolgono gli spettacoli è superiore a 200 persone o di un tecnico abilitato quando la capienza è al di sotto delle 200 persone, ai sensi degli articoli 141 e seguenti del regolamento del TULCS. Le procedure a cui dobbiamo fare riferimento oggi sono comunque delineate nell'allegato tabella A al decreto legislativo 222 del 2016. Scusate se intervengo un secondo, se, dottoressa Corradi, se può avvicinare un pochino la sua bocca al microfono, perché si è un po' abbassato. Meglio in questo modo? Pronto? Si sente? Bene, va bene. Le voci 78 e 79 per gli spettacoli all'aperto, la voce 80 per lo svolgimento di spettacoli, e qui stiamo parlando di spettacoli in locali aperti al pubblico, in strutture destinate ad altre attività, mentre poi abbiamo le voci 81 e 82 che sono relative alle procedure per autorizzare lo spettacolo viaggiante fino a 200 persone o sopra le 200 persone. Prima di parlare della circolare piante dosi, un promemoria, perché purtroppo questa direttiva ha creato anche alcune incomprensioni. Il Ministero dell'Interno nel 2014, nell'ambito di una nota molto articolata, ha anche fatto questa precisazione molto interessante, perché su questo rimangono comunque dubbi, spesso nei rapporti con prefetture o questure.
La dichiarazione di agibilità, quindi questa autorizzazione ricognitiva che il comune deve fare ai sensi dell'articolo 80, ha natura gestionale, dice il Ministero dell'Interno, e non può essere ricondotta a quelli che sono gli atti a firma del vertice politico dell'ente, cioè l'autorizzazione dell'articolo 80 deve essere firmata dal dirigente, non può essere firmata dal sindaco. E questo è molto importante ricordarlo perché le responsabilità del sindaco previste dalla Piantedosi sono comunque reali, ma prescindono dalla firma materiale dell'autorizzazione dell'articolo 80. La Piantedosi fa seguito a una serie di circolari che nascono dalla quella del 7 giugno del 2017 a firma del capo della polizia, il prefetto Gabrielli, e che poi sono state, hanno avuto delle precisazioni da parte del corpo dei vigili del fuoco e alla fine sono state attuate, nel 2017 con la direttiva del 28 luglio, nella quale il Ministero dell'Interno di fatto, prevedeva l'applicazione per attuare la circolare Gabrielli delle direttive adottate dalla Prefettura di Roma. Direttive che effettivamente avevano creato parecchi problemi nella gestione e che hanno poi portato all'emanazione di questa nuova direttiva nel 2018. Al di là di quello che vedremo nella direttiva Piantedosi, dobbiamo ricordarci che la circolare Gabrielli ha creato una cesura rispetto a quello che era l'approccio alle pubbliche manifestazioni prima dei fatti. E questa frase che compare nella circolare Gabrielli sicuramente rimane imprescindibile in qualsiasi approccio oggi alle autorizzazioni per le pubbliche manifestazioni. Mai ragioni di ordine pubblico possono consentire oggi lo svolgimento di manifestazioni che non garantiscano adeguate misure di sicurezza. Parliamo della circolare Piantedosi, uscita il 18 luglio del 2018, come si diceva, la quale parla di pubbliche manifestazioni e va applicata alle pubbliche manifestazioni. La cosa che voglio sottolineare è il fatto che non si parla di pubblico spettacolo, ma di pubbliche manifestazioni, come poi del resto avevano fatto anche le circolari e le direttive precedenti. Ma quando noi parliamo di pubbliche manifestazioni, abbiamo tanti aspetti normativi, operativi e alla fine tanti titoli abilitativi da rilasciare o comunque tenere in considerazione. Dagli aspetti relativi all'occupazione del suolo pubblico, dell'utilizzo di locali pubblici nei pressi delle aree in cui si svolgono le manifestazioni, se queste sono all'aperto, a tutta la parte relativa alla somministrazione temporanea, con gli adempimenti igienico-sanitari. Alcune regioni hanno semplificato molto, come l'Emilia-Romagna, altre invece hanno introdotto proprie norme specifiche per la gestione degli aspetti igienico-sanitari in occasione di pubbliche manifestazioni all'aperto. E poi abbiamo tutta la parte relativa alle attività di vendita, dal commercio su aree pubbliche, alla vendita esercitata dagli agricoltori, alla vendita di opere dell'ingegno creativo, dove anche qui alcune regioni hanno dettato norme, manifestazioni espositive, anche qui abbiamo norme in tutte le regioni e da quelle che sono le fiere espositive internazionali passiamo anche alle fiere espositive locali, alle mostre del prodotto locale che possono riguardare anche i comuni più piccoli. Poi abbiamo tutta la normativa dello spettacolo, che è poi la parte più importante anche della trattazione di oggi, dagli spettacoli intrattenimenti allo spettacolo viaggiante, a quelli che sono mestieri di strada ricondotti dalla legge nell'ambito dello spettacolo viaggiante, gli spettacoli pirotecnici e poi le norme sui trenini turistici, quelli con la targa che girano per strada e quindi spesso ai bordi delle pubbliche manifestazioni. E poi abbiamo un'altra serie di aspetti da tener conto, dalle manifestazioni sportive, competitive e non competitive, alle processioni religiose e alle sfilate civili, ai sensi dell'articolo 25 del TULPS, le luminarie con le nuove modalità introdotte proprio dal decreto 222 del 2016,
La presenza di animali, le gare di equidi, ricordiamo che per le manifestazioni con equidi l'ordinanza ministeriale è appena stata reiterata, la sua durata, e quindi abbiamo una normativa nazionale di riferimento, e poi la normativa per lo svolgimento di lotterie, tombole e pesche quando sono organizzate da associazioni di volontariato. Ecco, quando abbiamo una pubblica manifestazione possiamo avere tutti questi aspetti da esaminare, da ricomprendere, da trattare e da considerare in un'ottica quindi di safety e sicurezza. La direttiva dice che a distanza di un anno dall'uscita delle norme, delle prime circolari, le prime direttive per l'applicazione di un nuovo concetto di sicurezza alle pubbliche manifestazioni, era necessario rivisitare la materia e ridurre ad un unico documento le precedenti linee di indirizzo. Questa reduzione ad unum effettivamente ha creato qualche problema interpretativo, perché la domanda che ci si sono posti tutti è: ma le circolari precedenti sono ancora vigenti oppure no? Quello che vi faccio vedere, perché poi alla fine le parole che riporto in queste slide sono proprio quelle della circolare, la circolare dice che queste nuove direttive tengono luogo delle precedenti. Quindi è ovvio che se noi parliamo di tener luogo, andiamo a vedere qualcosa che sostituisce, ridefinendo i passaggi procedurali nell'ottica di migliorare la parametrazione delle misure cautelari e introdurre un approccio più flessibile alla gestione delle pubbliche manifestazioni. Naturalmente ci muoviamo in un ambito comunque sempre molto delicato e difficile. Perché? Perché non abbiamo un decreto ministeriale vero e proprio come abbiamo invece per la gestione e la sicurezza, almeno sicurezza antincendio, dei locali di pubblico spettacolo. La direttiva distingue tra pubbliche manifestazioni, e qui parliamo proprio della parte procedurale, dell'approccio procedurale, che distingue tra le pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio per le quali è prevista la presentazione di un'istanza al comune e quelle invece soggette agli articoli 18 e 25 del TUPS, che prevedono la presentazione dell'avviso al questore, avviso previsto da questi articoli del TUPS proprio a carico dell'organizzatore. Le pubbliche manifestazioni, si dice nella direttiva, sono soggette a questo incipit che spetta all'organizzatore, che deve con congruo anticipo, e questo è un altro degli aspetti che i comuni hanno dovuto gestire, questo congruo anticipo cui spesso gli organizzatori non erano abituati. Deve essere inviata questa istanza corredata dalla documentazione necessaria, e dice la circolare, questo è molto importante, documentazione recante anche l'indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare. Quindi stiamo parlando di pubbliche manifestazioni in generale, non solo pubblico spettacolo, con l'organizzatore che si deve attivare con congruo anticipo, inviando al comune un'istanza che, oltre a quelle che sono i documenti previsti dalle norme vigenti a seconda delle materie che vengono trattate, deve anche recare l'indicazione delle misure di sicurezza, quindi deve prevedere un piano di sicurezza e con le misure di sicurezza e il piano di emergenza che si vuole adottare per la manifestazione. L'ANCI, nell'ottobre 2018, ha emanato una nota applicativa molto interessante, perché nel fare una disamina di questa direttiva ci dice alcune cose importanti. Di fatto l'ANCI sottolinea come in realtà anche nel caso di pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio da parte del comune, l'organizzatore debba sempre preavvisare il questore ai sensi degli articoli 18 e 25 del TUPS, questore che può far cessare queste attività proprio ai sensi dell'articolo 18. E questo è molto importante, perché effettivamente il concetto di riunione straordinaria di persone prevista dall'articolo 18 è molto trasversale e si può applicare un po' anche a tutte queste pubbliche manifestazioni, soprattutto quelle che si svolgono all'aperto.
Quindi l'ANCI ci va a delineare questo ulteriore adempimento sempre a carico dell'organizzatore anche quando si tratta di manifestazioni soggette alla presentazione di un'istanza al Comune. E io personalmente ritengo che questa indicazione dell'ANCI debba essere seguita, così che l'organizzatore presenta l'istanza al Comune, presenta l'avviso al Questore e invia questo avviso in copia al Comune, che dato poi nei propri atti che l'organizzatore ha comunque avvisato il Questore dello svolgimento della manifestazione. Questo è il modellino ministeriale per la presentazione dell'avviso ai sensi dell'articolo 18, l'ho inserito solo come promemoria. E poi la nostra direttiva ci dice che dove si tratta di pubblico spettacolo, e qui vediamo come a un certo punto si faccia una precisazione. Quindi in realtà la direttiva presente questo grande panorama di attività e di diverse materie, quindi diverse attività che possono essere attivate nell'ambito di una pubblica amministrazione, che ti dica quando si tratta di pubblico spettacolo, il comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, secondo le previsioni dell'articolo 80, e quindi qui di nuovo si va a precisare come l'articolo 80 oggi preveda per la sua attuazione questa autorizzazione ricognitiva. E per il rilascio di questa autorizzazione ricognitiva il Comune si avvale del parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Nelle altre ipotesi, dice la direttiva, il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo indicando le misure di sicurezza da adottarsi. Quindi vediamo come nel caso di pubblico spettacolo l'esame di tutta la documentazione, comprese le misure di sicurezza, vengano poste in capo alla commissione di vigilanza, mentre negli altri casi sia il comune a dover verificare nel momento in cui rilascia direttamente il provvedimento autorizzativo, comunque verificare le misure di sicurezza da adottare, quindi verificare se quelle proposte dall'organizzatore siano effettivamente adeguate per la manifestazione. E qui vediamo subito come, anche a distanza di un anno, la direttiva abbia omesso di citare le manifestazioni fino a 200 persone, per le quali con le modifiche attuate proprio dal decreto 222 del 2016, oggi non sia più previsto l'esame da parte della Commissione di vigilanza, che effettivamente non entra nel merito di queste manifestazioni. Il Comune in questo caso deve acquisire la relazione tecnica del professionista abilitato, ai sensi dell'articolo 141,2 come progetto e quindi che sostituisce l'esame progetto della commissione e poi lo stesso professionista dovrà, prima dell'inizio della manifestazione e quindi prima dell'inizio dello spettacolo, perché qui stiamo parlando di spettacolo, effettuare quello che era il collaudo della commissione di vigilanza, cioè andare a verificare tutto il possesso e la presenza di tutte le certificazioni, ma oggi il professionista deve anche darci atto che la manifestazione e lo spettacolo si svolgono esattamente come lui ha progettato, quindi come da progetto presentato al comune, come da piano della sicurezza presentato al comune, come da layout presentato al comune. E questa è un'attestazione molto importante, perché il tecnico non può più soltanto certificare il rispetto delle singole norme relativamente alle strutture installate, ma deve proprio darci atto che la manifestazione è quella che noi troviamo in piazza, è quella che lui ha inviato nel progetto. Abbiamo aree appunto con capienza fino a 200 persone, abbiamo, vedete, per concerti, per manifestazioni differenti. Abbiamo aree superiori alle 200 persone che quindi richiedono un approccio di gestione molto più delicato e complesso. Abbiamo manifestazioni in cui lo spettacolo si può svolgere in modo diverso da quello del pubblico seduto che partecipa. In questo caso possiamo avere manifestazioni di tanti tipi perché per fortuna la cultura e la tradizione, il folklore del nostro paese è molto vario e molto ricco. Questo però ci porta ad un esame molto complesso di tutte queste manifestazioni, questi aspetti dal punto di vista della sicurezza. Quindi abbiamo visto
la parte del pubblico spettacolo con l'intervento della commissione di vigilanza sopra alle 200 persone con il progetto e poi alla fine il collaudo del tecnico abilitato quando le capienze inferiore alle 200 persone. Se quindi è possibile e il questore non lo vieta, il comune, in questo caso il dirigente, firmerà gli atti autorizzativi necessari per lo svolgimento della manifestazione. Negli altri casi, quindi, che vanno dalle richieste di occupazione di suolo pubblico alla somministrazione di alimenti e bevande, e l'ANCI, poi lo vedremo, ci parla anche della parte relativa al pubblico spettacolo che fa capo alle licenze previste dagli articoli 68 e 69 del TUIRS, anche in questo caso, se è possibile, il questore non lo vieta, si provvede al rilascio delle licenze previste da queste normative, quindi occupazione del suolo, eccetera. Quindi noi vediamo qui come questa direttiva, dove parla di pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio, in realtà vada riferita anche alle richieste di occupazione di suolo pubblico e anche a quei titoli abilitativi oggi che, nell'ottica della semplificazione, sostituiscono le licenze o le autorizzazioni originariamente previste dai testi di legge e quindi appunto anche le SCIA. Vi ho messo le note dell'ANCI, che adesso trattiamo velocemente, quindi rimando alla lettura delle slide, dove appunto l'ANCI, andando a riprendere le parole della direttiva, ci dica come l'organizzatore debba inviare all'ufficio comunale preposto, qui siamo più nel dettaglio rispetto alla direttiva, quindi in questo caso al SUAP, il rilascio della licenza ai sensi dell'articolo 80, allegando la documentazione di rito, e qui si mette dentro tutto quello che è previsto dalla normativa per il rilascio di quel titolo abilitativo o per l'efficacia di quella SCIA, e però allegando anche al comune copia del preavviso inviato al questore e poi il piano di emergenza e le misure di sicurezza che si intendono adottare per la manifestazione. E vi dicevo, l'ANCI ritiene che rientrino tra le altre manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio anche quelle soggette agli articoli 68 e 69 del TUIRS, qui c'è un po' di commistione con l'articolo 80, ovviamente, sicuramente le occupazioni del suolo, le mostre del mercato, poi tutto quello che abbiamo visto prima quando vi ho fatto vedere i vari casi che possono essere legati a queste pubbliche manifestazioni. Il sindaco, dice l'ANCI, potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, eventualmente integrato da misure di sicurezza definite dal questore e quindi imposte dal questore. Così come resta sempre facoltà del sindaco informare la prefettura dello svolgimento di questi eventi anche ai fini delle normative antiterrorismo. Quindi l'ANCI poi tocca vari casi di manifestazioni di pubblico spettacolo dove non è previsto il parere della commissione, quindi quelli previsti dal titolo 9 del TULPS, che rimangono ancora oggi effettivamente un grande scoglio nell'autorizzare queste manifestazioni, proprio perché il dubbio che abbiamo tutti è se oggi possa essere ancora ammissibile gestire pubblici spettacoli in aree non recintate. E questo rimane un grosso problema, perché di fatto alla fine la responsabilità rimane sempre in capo a colui o colei che ha autorizzato lo svolgimento di queste manifestazioni rispetto al progetto che ci è stato presentato. E vedete, alla fine l'ANCI sottolinea sempre il ruolo del questore nella definizione soprattutto delle misure di security da adottare e quindi si dice che il sindaco potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo eventualmente integrato dalle misure di sicurezza definite dal questore. Quindi è importante oggi questa collaborazione con le questure nell'autorizzare e nel gestire le manifestazioni di pubblico spettacolo, non solo quelle con migliaia e migliaia di persone, ma anche quelle di dimensioni più piccole, che però devono essere sempre comunque gestite in sicurezza nell'ambito del comune e naturalmente che magari noi consideriamo non particolarmente importanti se non hanno migliaia di persone, ma se il comune è piccolo, comunque richiedono un grosso sforzo organizzativo e gestionale da parte dell'ente.
Qui un altro problema che si pone sicuramente, che abbiamo visto tutti quanti, è il fatto che le commissioni comunali che oggi esaminano e supportano il comune per l'esame della documentazione per autorizzare il pubblico spettacolo non prevedono la presenza della questura. La figura del questore che partecipa alla commissione provinciale di vigilanza, nel caso delle commissioni comunali, è sostituita dal comandante della polizia locale, che però nell'ottica della circolare Piantedosi sicuramente ha un ruolo diverso rispetto a quello posto in capo alle questure da questa direttiva. Quindi sarebbe veramente opportuno che il Ministero dell'Interno affrontasse questo spoglio e questo nodo per consentire una migliore efficienza delle commissioni comunali di vigilanza nell'ottica dell'esame dei progetti delle pubbliche manifestazioni. E quindi sia con spettacolo che senza spettacolo, oggi se la manifestazione non presenta particolari criticità, l'organizzatore deve comunque presentare il progetto della manifestazione, comunque presentare il piano di emergenza dal quale desumere le caratteristiche di questa manifestazione e valutare il fatto che questa non ha particolari aspetti di criticità. E poi anche per le manifestazioni soggette all'applicazione del titolo IX, qualora il comune accetti aree non delimitate, e su questo io davvero sottolineo la mia personale perplessità oggi, dopo i fatti di Torino sull'accettare questo tipo di manifestazioni in piazza senza andare a individuare l'area del pubblico spettacolo, secondo me a quel punto tutta la piazza diventa area di pubblico spettacolo e quindi se non si fanno le verifiche previste ai sensi dell'articolo 80, oggi diventa molto critico e le responsabilità sono veramente alte perché oggi, dopo i fatti di Torino, la sicurezza da verificare per le pubbliche manifestazioni non può più essere soltanto quella dell'incendio. Oggi abbiamo veramente tanti altri aspetti da tenere conto e non possono essere solo questi dell'incendio. Un altro schema comunque per ricondurre le manifestazioni senza spettacolo, con spettacolo, a seconda della capienza sopra le 200 persone all'esame del comune e sopra le 200 persone all'esame della commissione di vigilanza. Poi, come dicevamo, abbiamo manifestazioni che prevedono anche soltanto la somministrazione di alimenti e bevande e poi quelle che prevedono riunioni straordinarie di persone e le sfilate religiose e civili e quindi soggette all'avviso al questore che interesserà il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica quando questi eventi implichino comunque un livello di rischio che possano o che debbano imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità. In questo caso, dice la direttiva, al Comitato Provinciale d'Ordine Pubblico dovrà partecipare anche il comandante dei Vigili del Fuoco, in modo da poter valutare, oltre agli aspetti di security posti in capo al COSP, anche eventuali misure di safety ritenute necessarie per la manifestazione. E vedete tutto questo in ottica comunque di esame del progetto, quindi nell'ottica di esaminare la manifestazione con congruo anticipo, come diceva e come dice la direttiva. Qualora in questa fase istruttoria emergano particolari profili di safety e security di particolare complessità o comunque condizioni critiche connesse alla tipologia dell'evento, il sindaco o il presidente della commissione di vigilanza, nel caso di spettacoli, sindaco in generale per tutte le manifestazioni, ne deve informare la prefettura e di questo il sindaco è responsabile. Quindi il consiglio personale che io do a tutti quanti è comunque di dare informazione dello svolgimento delle manifestazioni al prefetto, perché qualora debbano poi successivamente emergere dei problemi nella gestione della manifestazione, se non si è data informazione alla prefettura, il sindaco davvero è responsabile del fatto di non aver avvertito il prefetto e soprattutto di non avere capito che quella manifestazione poteva creare quei determinati problemi.
Sicuramente, quindi, se emergono profili di criticità, ma anche in un'ottica generale, nell'ottica di, ma potrebbero emergere condizioni di criticità, mi parlavano di colleghi, ad esempio, di manifestazioni che non avrebbero dovuto creare problemi rispetto, insomma, allo svolgimento che si era già attuato negli anni precedenti e che invece hanno, sono dovute essere affrontate in un'ottica veramente molto problematica a causa, ad esempio, di eventi atmosferici che si erano verificati, che hanno provocato problemi nella viabilità, eccetera. Quindi davvero poi queste manifestazioni devono essere monitorate nel tempo, prima, durante e dopo il loro svolgimento. Quindi comunque se emergono profili di criticità, il questore da un lato per le manifestazioni soggette agli articoli 18 e 25 del TUIPS, il sindaco e il presidente della commissione di vigilanza per tutte le altre ne informano il prefetto che può convocare il comitato d'ordine pubblico. Quindi è poi la scelta se o meno convocare il comitato provinciale di ordine pubblico spetta comunque sempre al prefetto, non è un approccio automatico. E le linee guida, quindi allegate alla direttiva Piantedosi, sono lo strumento pensato dal Ministero per la gestione di queste manifestazioni da parte del Comitato d'Ordine Pubblico. Manifestazioni importanti, adesso io ho preso alcune foto di manifestazioni che per le loro caratteristiche, per la quantità di pubblico, in questo caso pensiamo, si svolgono vicino a dei laghi, quindi anche le problematiche sui rischi che qualcuno finisca nell'acqua, ma poi nel caso delle mongolfiere, i gas che vengono utilizzati, che sono incendiabili, su questa foto vedete anche gonfiabili, attrazioni di spettacolo viaggiante, insomma noi abbiamo manifestazioni che al di là del pubblico spettacolo comunque prevedono tanti aspetti. Poi se vediamo questo come pubblicizzato dai giornali, possiamo avere manifestazioni dove abbiamo 200.000 persone in un'area che ballano, che comunque assistono a uno spettacolo, quindi comportano veramente aspetti di sicurezza molto importanti. Guardiamo ad esempio la festa del patrono di Potenza con 100.000 persone attese per festeggiare questo evento. Quindi davvero il comitato d'ordine pubblico in questi casi deve gestire situazioni molto delicate, molto complesse, molto critiche, con aspetti di safety e security importanti e quindi con la possibilità da parte del comitato di intervenire e modificare quelle che sono le proposte dell'organizzatore, i progetti dell'organizzatore, andando a implementare le misure previste per la gestione di quella manifestazione. Ecco, vedendo quindi che questo documento è stato pensato per l'intervento del Comitato d'Ordine Pubblico, le domande che ci si pone, ma queste linee guida sono pensate e quindi devono essere applicate solo dal Comitato d'Ordine Pubblico o riguardano anche tutte le manifestazioni? E poi le linee guida sono relative e devono essere applicate solo alle manifestazioni con rilevanti profili di complessità e delicatezza o a tutte le manifestazioni? E questo purtroppo è un aspetto che è stato lasciato in capo ai comuni, alle commissioni di vigilanza, eccetera. Però quello che si può dire è che comunque, al di là di quali sono le manifestazioni pubbliche con particolare criticità, perché questo non viene definito, viene lasciato all'esame e alla valutazione del sindaco, eventualmente con l'ausilio del questore, del prefetto, del presidente della commissione di vigilanza, questa analisi, però questo documento e le linee guida ci danno sicuramente indicazioni generali che possono essere applicate naturalmente andandole a parametrare a tutte le manifestazioni, sia quelle assoggettate all'articolo 80, sia quelle che non sono assoggettate alla normativa del pubblico spettacolo. Quindi sicuramente devono essere applicate alle manifestazioni che non sono spettacolo quando si profilano particolari condizioni di criticità. Perché? Perché per le manifestazioni che non sono spettacolo non abbiamo norme specifiche e non le avevamo nemmeno prima per la loro gestione dal punto di vista della sicurezza. Per quello che riguarda le linee guida, le attività di spettacolo che si tengono in locali
linee guida dicono che non andrebbero applicate a queste fattispecie perché per gli spettacoli che si tengono all'interno di locali abbiamo comunque tutte le normative dei vigili del fuoco per la sicurezza della costruzione dei locali di pubblico spettacolo sportivo. Quindi le linee guida sono pensate per essere applicate a pubbliche manifestazioni che sono spettacolo quando si tengono all'aperto in particolari condizioni di criticità. Poi naturalmente dobbiamo tener conto che oggi anche quelle manifestazioni che si tengono in locali devono comunque tener conto, nel momento in cui si verificano determinati eventi, delle aree esterne e di come il pubblico che fugge da questi locali poi vada a occupare queste aree esterne. Quindi abbiamo comunque bisogno di un approccio diverso a tutte le manifestazioni temporanee, anche quando si svolgono all'interno dei locali. Le linee guida sono articolate in 10 punti. E questi di fatto partono dal dare per scontato il decreto 19 agosto 1996 e il decreto 18 marzo 1996 per la sicurezza degli impianti sportivi, che rimangono comunque le norme di sicurezza generali di riferimento per questa materia. Questi decreti però non prevedono la definizione di safe e security, così come anche la direttiva Piantedosi non ci dà questa definizione. E quindi cosa intendiamo per safe e security? Personalmente io ho cercato di trovare una spiegazione dall'inglese, perché alla fine la traduzione italiana è sempre sicurezza. E allora, vedete, la traduzione dall'inglese, la definizione in inglese di safety è freedom from risk. Quindi prevedere gli eventi in modo da essere liberi da evitare i rischi relativi a quel determinato evento, mentre invece la security è la libertà dal pericolo, freedom from danger, quindi un approccio completamente diverso di ordine pubblico rispetto a questo. E quindi per la security possiamo mettere dissuasori, New Jersey, Fioriere, insomma, tutto quello che riteniamo necessario per proteggere l'area della manifestazione in senso generale, anche dissuasori stradali, adesso di vario peso, con varie collocazioni. Mentre per la safety abbiamo soprattutto queste normative dei vigili del fuoco da integrare in un'ottica che va oltre l'approccio delle sole manifestazioni di pubblico spettacolo. La direttiva Piantedosi ribadisce i requisiti di accesso all'area comunque previsti dalle norme per la sicurezza antincendio: una larghezza di 3,50 m, un'altezza libera di 4 metri. E guardate, questa altezza libera è molto importante perché molto spesso, soprattutto nei centri storici, le case hanno anche i balconi. E quindi dobbiamo tener conto anche del fatto che se ci sono balconi che sporgono verso la strada, alle volte avere soltanto una larghezza di 3,50 m non è sufficiente per consentire il passaggio dei mezzi di emergenza e soprattutto dei mezzi di vigili del fuoco. Ci deve essere un raggio di volta di 13 metri per consentire agevolmente il transito dei mezzi di vigili del fuoco, una pendenza non superiore al 10% e una resistenza al carico di almeno 20 tonnellate. Poi la circolare ricorda che nel caso di importanti eventi di maxi emergenza, è importante prevedere comunque aree di ammassamento dei mezzi e, se possibile, anche individuare viabilità dedicate ai mezzi di soccorso in modo da tenere conto nella progettazione di una manifestazione di come i mezzi di soccorso possono intervenire per andare a risolvere i problemi nell'ambito dell'area. Percorsi di accesso e di deflusso non solo per il pubblico, quindi sicuramente per il pubblico, ma anche per i mezzi di soccorso, e poi definire una capienza massima. E su questo io attiro la vostra attenzione perché si dice che le aree destinate alla manifestazione devono prevedere una capienza massima. E quindi qui si pone tutto il problema di come vado a calcolare questa capienza.
che la circolare definisce al massimo due persone a metro quadro, tenendo conto sicuramente dei percorsi di allontanamento, ma anche appunto dell'area che viene individuata e quindi della sua eventuale definizione e delimitazione. La capienza deve tener conto dei varchi e questi varchi, dice la Piantedosi, devono essere almeno di 2,40 m, quindi raddoppiata rispetto alle linee guida del 2017, ma una ampiezza anche che è doppia rispetto a quella prevista dal decreto 19 agosto 1996, che individua sempre moduli da 120 cm. Quindi questo diciamo che è un riferimento standard, poi vedremo come la Piantedosi dia la possibilità all'organizzatore di proporre anche soluzioni alternative. Gli ingressi delle aree devono essere comunque controllati anche nel caso non ci sia l'emissione di biglietti, quindi anche nel caso di libero accesso, attraverso eventuali emissioni di titoli gratuiti oppure con la presenza di opportuni contapersone. Coloro che sono addetti alla sicurezza ai varchi, di contapersone per poter controllare quante persone abbiamo all'interno dell'area. E quindi devono essere effettuati allestimenti per delimitare l'area in cui stazione pubblico, a meno che l'area non abbia già delle caratteristiche per cui determinate vie, determinati varchi esistono già all'interno della città, del centro storico, dell'area individuata. Quindi non c'è bisogno di introdurre ulteriori delimitazioni perché di fatto i varchi ci sono già, devono solo essere presidiati. Ecco, per quello che riguarda invece la suddivisione della zona in settori, oggi la direttiva Piantedosi ha alzato molto il limite per prevedere suddivisioni in settori, di fatto prevede l'obbligo di suddividere in settori soltanto con capienze superiori alle 10.000 persone. Personalmente consiglio di valutare anche la suddivisione in settori con capienze inferiori di 10.000 persone, anche tenendo conto proprio delle caratteristiche delle aree in cui si svolgono gli spettacoli, tanto più se si svolgono all'interno dei centri storici delle nostre città. Poi la circolare ci dice che le transenne devono essere transenne antisfondamento e questo, insomma, rilevo che sia veramente un problema oggi per le pubbliche amministrazioni procurarsi tutte queste transenne diverse da quelle che abbiamo sempre utilizzato nell'organizzare e gestire le pubbliche manifestazioni. Poi la direttiva Piantedosi ci propone anche una planimetria, un layout di allestimento dei settori e per quello che riguarda la protezione antincendio ci ricorda come debbano sempre essere previsti comunque estintori in un numero congruo, che possono essere anche carrellati, sempre e comunque delle aree del parco scenografia, e poi monitorare la rete degli idranti e prevedere dove questi non sono sufficienti, comunque la presenza di automezzi antincendio e quando la capienza è superiore alle 20.000 persone, comunque chiedere l'intervento del servizio di vigilanza antincendio previste dalle normative dei vigili del fuoco. Per quello che riguarda proprio la gestione della manifestazione dal punto di vista della sicurezza e del piano di emergenza, vediamo come questa nuova direttiva preveda, ed è importante questo, che tutti i soggetti presenti nel corso della manifestazione debbano comunque comunicare, i vari enti presenti debbano comunicare con l'organizzazione per la gestione dell'evento nella massima sicurezza possibile. E questo comunque tenendo conto anche di tutti quelli che devono essere presenti per prestare soccorso e del fatto che bisogna sempre garantire la massima assistenza alle persone disabili che devono poter anche loro partecipare e godere. L'altra cosa che viene mantenuta dalla direttiva Piantedosi, che era già prevista anche in quelle precedenti, è il fatto che si debba sempre comunque poter comunicare col pubblico, prima, durante e dopo la manifestazione, e questo in tempo reale anche qualora si verifichi un blackout. Quindi dobbiamo sempre
garantire che ci siano degli strumenti per poter essere ascoltati dal pubblico, dalle persone presenti su tutta l'area della manifestazione, anche in caso di blackout. Un consiglio per quello che riguarda comunque la gestione in sicurezza di queste manifestazioni è quello di dotare tutti i volontari presenti di una maglietta, ecco, nel caso che vi faccio vedere di manifestazioni a cui ho assistito o partecipato, che rendono immediatamente visibile e identificabili tutte le persone comunque coinvolte che possono fornire informazioni e che in situazioni di emergenza possono aiutare per il deflusso o comunque in generale per la gestione delle criticità della manifestazione. Questo che vi dicevo nell'ottica di garantire una linea di alimentazione di emergenza per l'impianto utilizzato per comunicare col pubblico. E poi segnaletica di sicurezza nell'area della manifestazione, che anche in questo caso, nel caso la manifestazione si svolga di sera, deve comunque essere visibile e garantire la visibilità di tutti gli escort, con operatori di sicurezza che hanno appunto il compito di assistere all'esodo, di stradare e monitorare i partecipanti e naturalmente contribuire alla lotta all'incendio e quindi a garantire che in caso di incendio si riesca a intervenire nel modo migliore possibile. Possono essere operatori di sicurezza tutti i soggetti iscritti ad associazioni di protezione civile riconosciute, personale in quiescenza, quindi pensione, già appartenenti a forze dell'ordine, forze armate, alla polizia locale, ai vigili del fuoco. Vabbè, qui per la polizia locale purtroppo è stato usato ancora un termine obsoleto, ma sì, magari se si devono fare ulteriori direttive sarebbe più opportuno utilizzare i termini che oggi definiscono questi corpi, quindi non vigili urbani, ma polizia locale. Comunque, insomma, tutti questi in quiescenza possono essere i nostri operatori di sicurezza della manifestazione. Mentre invece per quello che riguarda la lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza, questi devono avere sostenuto un corso per avere ottenuto appunto il diploma e avere superato questo corso per il livello di rischio alto previsto in questo caso dalle normative antincendio. In questo caso la direttiva distingue tra quelli che sono gli addetti alla sicurezza con funzione di assistenza all'esodo, che possono essere tutti, basta che abbiano avuto una formazione, mentre invece quelli addetti all'incendio devono occuparsi soltanto della vigilanza all'incendio. E quindi abbiamo scompare il termine steward, che veramente aveva creato non pochi problemi nell'applicazione precedenti. Abbiamo oggi soggetti iscritti ad associazioni di protezione civile, personale in quiescenza per il quale è stata attestata l'idoneità psicofisica, ma anche altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia. E qui purtroppo oggi sarebbe opportuno che le regioni intervenissero con percorsi formativi proprio pensando ad operatori di sicurezza delle pubbliche manifestazioni, in modo da garantire anche alle amministrazioni comunali la presenza di operatori che hanno effettivamente avuto una formazione adeguata. E poi quelli addetti alla lotta all'incendio che sono stati formati con corsi di livello C, quindi per il rischio elevato. Questo è quello che avevamo già detto sugli operatori che possono controllare i varchi, l'assistenza all'esodo, eccetera, mentre invece quelli addetti alla lotta anticipo devono per forza essere quelli che hanno superato i corsi previsti dalla normativa. Gli operatori addetti alla sicurezza generale della manifestazione devono essere almeno uno ogni 250 persone, con un coordinatore ogni 20 operatori, mentre gli addetti antincendio devono essere valutati dal piano di emergenza sulla base dei rischi di incendio della manifestazione. Qui cominciamo a vedere come la direttiva Piantedosi in realtà sia meno vincolante rispetto alle direttive precedenti, ma di fatto comporta in capo all'organizzatore e alla pubblica
pubblica amministrazione che deve autorizzare le manifestazioni, la valutazione della congruità dell'analisi che è stata fatta dal punto di vista del segno. Quindi, per fortuna, nelle nostre commissioni di vigilanza, quando si tratta di manifestazioni di pubblico spettacolo, è prevista la presenza comunque del comandante dei vigili del fuoco, il suo delegato, che ci consente anche l'analisi di questo aspetto da tenere conto. Ricordiamoci che con questa circolare del 6 agosto del 2018 la Presidente del Consiglio dei Ministri ha rilevato come i volontari di protezione civile possano partecipare, ma a titolo personale, escludendo in modo assoluto l'utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi, ma anche di mezzi della protezione civile a supporto delle pubbliche manifestazioni, quando la protezione civile non è stata direttamente coinvolta, ma proprio a livello istituzionale per queste manifestazioni. E veniamo ai due aspetti più particolari di questa direttiva, molto importante. Adesso io ruberò, spero di poterlo fare, qualche minuto andando oltre le 11 nella trattazione, perché ritengo che questo punto 9 e il punto successivo, il punto 10, siano veramente molto importanti oggi nella gestione delle manifestazioni e ci introducano anche aspetti assolutamente che erano stati, diciamo, non considerati appieno. Si parla di manifestazioni dinamiche, per cui quando ho visto il titolo pensavo si volessero trattare quelle manifestazioni in movimento, che non si svolgono in un'unica area, ma che spesso si spostano da un'area all'altra, come nel caso delle sfilate, delle bande o manifestazioni di questo tipo. Invece, la direttiva al punto 9 fa riferimento alla presenza di GPL all'interno delle pubbliche manifestazioni e quindi fa riferimento al fatto che è dinamica la partecipazione del pubblico che si sposta da un'area all'altra quando sono previste comunque strutture o attrezzature con la presenza di GPL, che non può essere superiore a 75 kg. Ma noi vediamo come queste manifestazioni siano già state trattate nel 2014 dalle indicazioni tecniche fornite dal Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco dopo la disgrazia che si è verificata con l'esplosione a Guastalla di un banco nel mercato, e già nel 2014 si diceva che è vietata la presenza di autonegozi o di banchi quando questi abbiano quantitativi di GPL in utilizzo o anche in deposito superiore a 75 kg. Quindi se abbiamo degli operatori commerciali su aree pubbliche, dobbiamo sempre verificare che il quantitativo di GPL che utilizzano o che comunque hanno un deposito non superi mai 75 kg. 75 kg che possono essere distribuiti al massimo in quattro bombole per questa capacità complessiva appunto di 75 kg. E poi l'altra cosa che dice la direttiva Piantedosi è il rispetto di una distanza di sicurezza non inferiore a 3 metri tra banchi e autonegozi. Distanza che era comunque già prevista, anche se in modo più generico, nella nota del 2014, che suggeriva anche di alternare banchi di scarsa consistenza come materiale combustibile presente rispetto nelle vicinanze di quelli che appunto utilizzano il GPL in modo da ridurre il rischio di propagazione dell'incendio e soprattutto la velocità di innesco di un possibile incendio. E l'altro aspetto molto importante di questo punto 9 è che si dice chiaramente che gli impianti elettrici nelle manifestazioni dinamiche, quindi nelle manifestazioni dove il pubblico si sposta, quindi in tutte le manifestazioni dove abbiamo la presenza di commercio su aree pubbliche, gli impianti elettrici, oltre a quelli di GPL, devono essere conformi alle normative. E questa conformità deve essere dichiarata a firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del comune. Non possiamo più autorizzare la presenza
di commercianti su aree pubbliche se questi non ci attestano che i loro impianti elettrici, anche la semplice illuminazione che loro attivano in occasione di fiere per tenere il banco illuminato tutta la giornata, che questi non siano conformi, non siano norma CE o comunque, se in caso di impianti, non siano stati realizzati secondo le regole dell'arte. E questo è veramente una cosa importante da tenere conto. Oltre alla disponibilità di estintori portatili, qui c'è un riferimento all'area coperta e utilizzata, che non si capisce se è quella del banco autonegozio o se è quella della manifestazione, ma comunque gli estintori portatili devono essere disponibili anche per i commercianti su aree pubbliche, tanto più se utilizzano comunque bombole di GPL. Ecco, questo comunque era già stato previsto già nel 2014, quando si parlava di altri tipi di banchi, cioè banchi che non utilizzavano gli impianti di GPL, si diceva che comunque tutti i banchi dovevano essere a norma per quello che riguardava gli impianti elettrici e tutti i banchi dovevano essere dotati di un estintore portatile d'incendio. E questo vuol dire che in caso di incendio le manifestazioni di commercio su aree pubbliche potrebbero veramente contare sul numero di estintori in grado di estinguere comunque i focolai in modo anche insomma, per un periodo di tempo congruo per garantire l'allontanamento del pubblico presente in attesa poi di un intervento dei vigili del fuoco. Quindi sono soluzioni importanti già definite nel 2014 e che purtroppo spesso erano state pensate nell'ottica soltanto dei banchi che utilizzavano le bombole GPL e non rispetto a tutta la manifestazione nel suo complesso. Poi dicevo, le manifestazioni storiche, anche queste una trattazione molto particolare perché in Italia effettivamente abbiamo manifestazioni storiche che si svolgono in contesti storici, centri storici, città, eccetera, nei quali diventa veramente difficile andare ad applicare parametri prestabiliti per garantire la sicurezza della manifestazione. E allora la circolare Piantedosi a questo punto dice che dove non si riescano ad applicare i parametri previsti da queste note, si debba far ricorso o si possa fare ricorso all'ingegneria della sicurezza e quindi l'organizzatore, attraverso il proprio progettista, dovrà dettagliare le soluzioni che ha individuato per ridurre i rischi e per garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, anche se quelli che sono i parametri forniti nei punti precedenti di questa direttiva non sono stati applicati. E quindi il progettista che dovrà fare scelte progettuali per garantire comunque, in esito ai risultati dell'elaborazione effettuata, parametri di riferimento che possano consentire di accettare la proposta e soprattutto garantire la sicurezza della manifestazione. Ecco, ci sono foto che poi valgono più di mille parole, perché abbiamo delle manifestazioni storiche nelle quali davvero la gestione della manifestazione nell'ambito della città è davvero molto rischiosa e quindi richiede anche una consapevolezza da parte Scusate un attimo, si è bloccato l'audio della dottoressa Corradi, abbiamo perso qualche minuto. Mi sentite adesso? Ora sì, si era bloccato. Grazie della segnalazione. Dicevo, in questo caso è la piazza di Gubbio e sul lato sinistro c'è davvero un precipizio molto importante. Quindi i partecipanti a queste manifestazioni devono riuscire a interagire in caso di emergenza con tutto il personale che l'organizzatore mette in campo per garantire comunque un esito, un buon esito della manifestazione anche di fronte a eventi eccezionali, perché le condizioni strutturali e logistiche sono davvero molto, molto, molto critiche.
Poi alcuni promemoria alla fine di questa trattazione, ricordiamoci che in seguito all'accordo della conferenza Stato-Regioni, tutte le regioni hanno adottato linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari in occasione di manifestazioni programmate, per cui gli organizzatori devono inviare al 118 le informazioni relative alla manifestazione e un calcolo del livello del rischio sanitario della manifestazione proprio per prevedere la presenza di ambulanze, medici, eccetera, in ragione della manifestazione che viene organizzata. E poi abbiamo comunque una normativa che prevede che possano, debbano essere richieste comunque un rimborso spese per le spese del personale della polizia locale presente. E su questo i comuni devono adottare un regolamento. In questo senso io vi allego questo parere della Corte dei Conti della Regione Emilia-Romagna che rispondendo a un quesito di un'unione di comuni ci dice che queste spese da porre a carico del soggetto privato, organizzatore o promotore dell'evento possono essere esentate da questo punto di vista manifestazioni che vengono valutate come di interesse pubblico, ma il termine per valutare l'interesse pubblico non è lo scopo di lucro, ma è proprio l'interesse pubblico della manifestazione, cioè il fatto che una determinata manifestazione sia organizzata per l'interesse pubblico della città. Quindi in questo senso è importante per questa normativa che i comuni adottino opportuni regolamenti per valutare se prevedere esenzioni in caso di manifestazioni di interesse pubblico e quali tipo di tipologie di manifestazioni da esentare. Quindi, cosa deve fare il Comune? Sicuramente mappare la rete degli idranti, controllare le aree interessate dalle manifestazioni per verificare le condizioni oggettive di queste aree e quindi verificare il mantenimento della larghezza, dell'altezza, dei raggi di curvatura delle pendenze previste dalla direttiva, controllare che nel caso di commercio su aree pubbliche i posteggi degli utilizzatori di GPL si trovino comunque a una distanza non inferiore a 3 metri. Io dico, andate a rileggervi anche la circolare del 2014 relativamente al fatto di tenere questi posteggi lontani da caditoie non sifonate, da finestrini di edifici che comunque prevedono dei piani inferiori o comunque al di sotto del livello del suolo. E poi controllare attentamente la documentazione dei locali comunali che vengono messi a disposizione degli organizzatori per lo svolgimento di manifestazioni o di pubblici spettacoli. Questo è veramente molto molto importante. Controlliamo CV, controlliamo che sia tutto a posto da tutti i punti di vista. E poi il comune deve controllare che il soggetto organizzatore ci abbia allegato non solo il progetto della manifestazione, ma anche il piano di emergenza e di evacuazione, che l'organizzatore abbia inviato al 118 il piano di emergenza sanitaria, naturalmente che l'organizzatore abbia dato notizia al questore dello svolgimento della manifestazione e poi che il comune deve controllare di aver ricevuto da tutti gli operatori su aree pubbliche la dichiarazione che attesta la conformità degli impianti GPL, ma anche, lo sottolineo, degli impianti elettrici. È davvero questo è molto importante perché se fate un controllo potrete vedere spesso impianti elettrici non sicuramente adatti ad essere utilizzati all'aperto in luoghi dove si trovano molte persone. Si deve controllare che, qual è la capienza delle aree che vengono utilizzate e quindi anche l'afflusso e il deflusso di pubblico previsto. La presenza comunque di impianti di diffusione sonora che consenta di raggiungere tutto il pubblico presente e funzionare anche in caso di blackout elettrico, che sia individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso anche a margine della manifestazione, se questa non è di grandissime dimensioni, che siano stati previsti operatori destinati all'assistenza all'esodo
e anche quelli alla lotta antincendio come previsti dalla direttiva o come suggerito dall'ingegneria di sicurezza. E poi questo che era suggerito dalla circolare Gabrielli, che non è stato ribadito dalla direttiva Piantedosi, ma che comunque è importante oggi perché dobbiamo tener conto che a Torino molti feriti si sono trovati in quella condizione proprio a causa del vetro e delle lattine che erano per terra e che si erano rotti. Quindi valutare l'opportunità di adottare ordinanze contingibili e urgenti o di inserire nel regolamento di polizia urbana vietare la somministrazione di bevande alcoliche o altre bevande in contenitori, bottiglie o bicchieri di vetro lattine, ma anche consentire l'utilizzo di bicchieri e contenitori in vetro, pensiamo anche alle presenze dei Neor, spesso ai bordi delle nostre manifestazioni, consentire l'utilizzo di questi materiali soltanto nelle aree strettamente adibite alla somministrazione, vietandone quindi l'utilizzo e la circolazione nell'ambito della manifestazione più in generale, poi strettamente nell'ambito delle aree dove si svolgono comunque spettacoli. Ricordiamoci che queste ordinanze possono essere redatte ai sensi dell'articolo 50 per prevenire situazioni di incuria o degrado del territorio, o ai sensi dell'articolo 54 del TUEL per prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Quindi, a seconda della situazione, si può adottare l'ordinanza ai sensi dell'articolo 50 o ai sensi dell'articolo 54 del TUEL, ricordandoci che le ordinanze dell'articolo 50, il controllo dell'applicazione delle ordinanze dell'articolo 50 è principalmente in capo alla polizia locale, mentre il controllo di quelle dell'articolo 54 del TUEL è comunque di competenza di tutte le forze di polizia, perché comunque viene preavvertito il questore dell'emanazione di queste ordinanze. Io mi scuso se sono stata un po' veloce, ma avevo l'ansia di rispettare i tempi assegnati. Vi ringrazio e passiamo a rispondere a qualche chat nel tempo che Sì, rimane. intanto mentre diamo tempo alla dottoressa Corradi di leggere le domande che sono arrivate, sono state veramente tante, volevo e continuerò a prendere domande che stanno arrivando anche in questo momento. Prima di tutto ci sono tantissimi complimenti proprio perché mi rendo conto proprio per la chiarezza, per l'ottima esposizione, tutti che fanno complimenti per l'esposizione chiara, precisa e rigorosa. Volevo comunque tranquillizzare tutti, le domande le troverete nei prossimi giorni, dando tempo alla docente di poter rispondere per iscritto, sono veramente tante le domande che stanno arrivando, dunque non vi preoccupate, le troverete sulla solita pagina nella quale vi siete iscritti, così come troverete le slide e la registrazione. A questo punto chiarisco anche che ci sono stati dei problemi di rete, ma purtroppo dipende dalle vostre reti e dalle vostre amministrazioni, perché tantissimi hanno sentito perfettamente e correttamente, hanno visto le slide. Purtroppo ci sono questi inconvenienti, ma c'è per questo il supporto della registrazione che troverete già nelle prossime ore a disposizione. A questo punto lascio la parola alla dottoressa Corradi e per qualsiasi cosa io rimango qui. Bene, spero che riusciate a sentirmi bene. Allora, quando i tecnici comunali devono entrare nel merito dei contenuti delle relazioni dei piani di sicurezza redatti da tecnico abilitato, con particolare riferimento agli eventi al di sotto delle 200 presenze? Sempre. Qui c'è qualcuno che, per conto della pubblica amministrazione, consente lo svolgimento di queste manifestazioni. Quindi, o con la costituzione di un apposito tavolo, o attraverso la diffusione della documentazione, o attraverso la predisposizione di modelli facsimile che vadano a definire un contenuto minimo dell'approccio, o attraverso riunioni apposite con l'organizzatore, con il tecnico abilitato, con anche la questura. Personalmente io credo molto in un rapporto con la questura proprio per condividere le scelte, ovviamente la questura interviene in materia di security, comunque per tutelare l'area della manifestazione. Soprattutto la prima volta
si organizza una manifestazione che noi non la conosciamo neanche, non sappiamo gli effetti di questa manifestazione, anche se sono previste meno di 200 persone, noi dobbiamo avere una documentazione e questa documentazione deve consentirci di capire che cosa succede e come l'organizzatore intende organizzare la sicurezza e gestire situazioni di emergenza. Se io ho visto delle relazioni redatte da tecnici veramente fatte molto molto bene, per cui chiunque si rendeva conto che tutta una serie di aspetti erano trattati e quelle relazioni andavano bene. Però probabilmente il mio suggerimento è quello di pensare a una sorta di checklist di contenuti o facsimili di piani di emergenza o di relazioni asseverate in modo da poter quantomeno confrontare quello che arriva con quello che dovremo ricevere. Insomma, io spero di essermi spiegata in questo senso. La festa della scuola organizzata dal gruppo dei genitori è aperta al pubblico e soggetta alla safety, sì, anche alla security, se è aperta al pubblico. Se invece in quella festa della scuola, oltre ai genitori, entrano comunque solo parenti e amici, per cui io che passo di lì e provo a entrare, trovo qualcuno che mi dice: ma scusi, lei chi è? Ecco, a quel punto quella rimane una festa privata e allora non è soggetta alla normativa del pubblico intrattenimento, comunque delle normative pubbliche che noi approcciamo. Quindi in questo senso è molto importante che gli organizzatori ci dicano se lì possono entrare tutti o se entrano soltanto i genitori o comunque gli invitati. In quali casi l'attività di spettacolo o intrattenimento pubblico non è soggetta all'articolo 80 del TULPS? Attività di spettacolo e intrattenimento oggi, come chiarito anche dall'allegato A del 222, sempre è soggetta all'80 del TULPS. L'80 c'è sempre. Purtroppo. Dico purtroppo perché effettivamente questo pone in capo al comune, a chi firma gli atti, a chi comunque non impedisce lo svolgimento della manifestazione, e sempre in capo al sindaco, responsabilità molto molto importanti. Allora, cosa da chiarire in merito alle competenze della gestione del procedimento? Noi abbiamo il SUAP che non accetta le pratiche relative alle manifestazioni presentate dal comune. In questo caso non capisco bene di che cosa si tratta, ho bisogno di un chiarimento. Ah, le manifestazioni organizzate dal comune devono o no passare dal SUAP. E questo è un problema organizzativo dell'ente, dovete definire voi le competenze del SUAP in merito e chiarire questo. Quindi se comunque debba passare dal SUAP ed essere gestita dal SUAP o dall'ufficio di back office del SUAP o se debba essere gestita direttamente da altro ufficio. Questa è una cosa che dovete vedere voi. Io ho presente un'esperienza molto interessante, anche se naturalmente parametrata alla realtà di un grandissimo comune. Il comune di Milano ha costituito lo sportello unico eventi, cioè ha un SUAP dedicato appositamente agli eventi. È ovvio che questo è pensabile e funzionale a una grande città, però ci dà l'idea di come anche la normativa del SUAP debba essere adattata a quelli che sono i procedimenti e anche alle caratteristiche dell'ente in cui questo SUAP viene realizzato. Non è possibile operare con regio decreto del 1931 e decine di circolari. Su questo sono d'accordo, ma non per il 1931, perché tutto sommato il TULPS, secondo me, è scritto anche molto meglio di norme più recenti. Il problema è che in materia di sicurezza, dopo i fatti di Torino, non è stato emanato, soprattutto in materia di security, perché la safety abbiamo visto l'avevamo, almeno per quello che riguarda l'interno dei locali, non è stato emanato un decreto ministeriale. E questo sarebbe veramente importante per il futuro, andare a superamento di circolari, tra l'altro direttive abbastanza generiche, che sì, sono a quel punto molto flessibili, ma spesso non sono risolutive, andando invece a definire col decreto le caratteristiche, quindi le norme da applicare, e a quel punto evitano situazioni poi a macchia di leopardo relativamente all'applicazione
naturalmente anche la responsabilità che alcuni si assumono rispetto allo svolgimento di queste manifestazioni. Spero che riusciate a sentirmi bene. In caso di manifestazione a carattere non imprenditoriale, come si conchiude il procedimento? Anche per le manifestazioni a carattere non imprenditoriale occorre il rilascio dei titoli abilitativi. Il rilascio dei titoli abilitativi non è escluso, il TUCS non lo escluse per le attività di volontariato. Non è come la normativa di lotterie, tombole, pesche, in cui si dice guarda, queste possono essere organizzate solo da partiti politici o associazioni di volontariato. No. Qui la normativa prevede che tutte le volte che c'è attività di spettacolo l'organizzatore debba essere autorizzato, anche se si tratta del sindaco che lo organizza per conto del comune, tutte le volte che c'è somministrazione l'organizzatore deve, anche se è un'associazione, deve presentare una FIA, io penso oggi nella maggior parte delle regioni italiane. E via via, cioè i titoli abilitativi previsti per l'esercizio di quel tipo di attività devono essere richiesti o presentati nel caso di SCIA o nel caso di comunicazione di avvisi, a prescindere dalla natura dell'organizzatore, sia soggetto con scopo di lucro o soggetto non con scopo di lucro. C'era questa distinzione per quello che riguardava l'avviso al questore, ma personalmente ritengo che oggi, a prescindere dall'organizzatore, la questura debba essere informata, come vi dicevo, dello svolgimento di questa manifestazione. La licenza fiscale per la vendita di alcolici va chiesta anche per le manifestazioni temporanee. Queste licenze fiscali, che sono state reintrodotte recentemente, vengono gestite dall'Agenzia delle Dogane. Tra l'altro, la tabella A del 222 aveva previsto una semplice comunicazione e non una domanda per queste licenze fiscali, quindi per questi aspetti occorre proprio che l'organizzatore faccia un quesito all'Agenzia delle Dogane competente per territorio, perché la normativa è stata modificata talmente di recente e anche con questa novità della marca da bollo, quando, torno a dire, il 222 del 2016 aveva sostituito chiaramente nelle procedure l'autorizzazione con una comunicazione, e quindi qui occorre capire le agenzie delle dogane come gestiscono questo tipo di procedura. Nei precedenti webinar era stata esclusa l'applicazione delle disposizioni in materia di safety security in caso di mercati e fiere, si rimandava semplicemente alla circolare del 2014. Da quello che emerge oggi, il piano di sicurezza delle emergenze previste per pubblici spettacoli da chieste anche in caso di commercio su aree pubbliche. Allora, mi spiego meglio e ringrazio del quesito perché forse non sono stata chiara. La safety e la security della manifestazione deve essere comunque fatta quando nell'ambito della, e quando nell'ambito della manifestazione abbiamo attività di commercio su aree pubbliche, occorre acquisire anche queste certificazioni. Se io ho invece soltanto il mercato, nel mercato dovrò verificare che l'utilizzo di bombole GPL e l'utilizzo di impianti elettrici sia certificato. Nel caso di fiere e quindi eventi dinamici che si svolgono periodicamente nell'arco dell'anno, allora sì, safety e security della manifestazione, perché la fiera diventa una manifestazione dinamica con caratteristiche diverse da quelle del mercato. Il mercato, almeno per questa, in base a questa direttiva, è una sorta di centro commerciale all'aperto, mentre la fiera viene considerata un evento. Quindi sì, safety e security per la fiera, ma tenendo conto che non stiamo parlando di pubblico spettacolo, quindi più security che safety, e per quello che riguarda il commercio su aree pubbliche, tutte le certificazioni per tutte le bancarelle presenti. E guardate, questa è davvero è una grande novità, perché quando io ho cominciato a chiedere questo dopo il 2014, ho avuto veramente grande stupore da parte di tutti gli interlocutori, perché mi si diceva che nessuno faceva questo tipo di richiesta. Oggi è obbligatoria, se non lo chiediamo corriamo davvero dei rischi veramente molto molto forti, io penso soprattutto alla parte elettrica, insomma, se qualcuno rimane fuori.
andiamo avanti. Quando esamino una pratica di pubblico spettacolo, deve entrare nel merito di quanto dichiarato dal tecnico asseverante. Entra nel merito. Dobbiamo verificare che il tecnico asseverante ci dobbiamo pensare che il tecnico asseverante ci presenta un progetto. Allora, se la partecipazione prevista è sopra le 200 persone, sarà la commissione di vigilanza a entrare nel merito di questo progetto. Se è sotto le 200 persone, qualcuno che valuta se quello che è stato dichiarato in questo progetto è sufficiente, sia dal punto di vista della normativa del pubblico spettacolo e insomma per garantire questi parametri che dice la circolare, qualcuno ci vuole. Altrimenti deve essere il tecnico chiaramente a dire io non sto rispettando la circolare, adotto queste soluzioni nell'ottica dell'ingegneria di sicurezza perché non riesco a rispettarlo. Dopodiché a quel punto però il sindaco può chiedere al prefetto un esame di questa documentazione, stante che non esiste la possibilità di valutare questa ingegneria di sicurezza per quel tipo di manifestazione. Però il problema vero oggi è che tutto va parametrato in ragione della criticità della manifestazione, qualsiasi cosa può diventare critica nel momento in cui si svolge. Al di là delle allerte meteo e tutto quello che noi possiamo prevedere, ci possono comunque essere eventi anche nell'ultimo momento, il più frequente è il blackout, e quindi noi dobbiamo poter gestire il pubblico che abbiamo con la maggiore sicurezza possibile. Dunque, io vedo che qui è partito il conto alla rovescia dei minuti disponibili, quindi cerco di andare avanti, poi scusate se a un certo punto cadrà la linea. Ancora, ancora, ancora. Vediamo altri quesiti. Posto che un'area pubblica o piatta può ospitare fino a un massimo di 1.000 persone, l'organizzatore decide di presentare istanza per evento pubblico fino a 200 persone con delimitazione della zona interessata, è possibile ipotizzare questo scenario e autorizzare la manifestazione solo per 200 persone? Certo, però a questo punto possiamo chiedere all'organizzatore comunque di installare misure di security per tutelare tutta la piazza, in modo da creare una sorta di spazio calmo intorno a quello specificamente destinato al pubblico spettacolo e dare quindi garanzia al pubblico presente per lo spettacolo di fuggire in sicurezza e dare e tutelare comunque anche tutte le altre persone che magari passano di lì per altri motivi, per andare a casa loro, per andare al bar e decidano anche per un momento di fermarsi ed assistere. E quindi per garantire una maggiore sicurezza dell'area rispetto a quella ordinaria. Chi staziona eventualmente all'esterno dell'area interessata, com'è da considerare? Non è da considerare pubblico se non è stato considerato pubblico dal punto di vista della licenza di pubblico spettacolo. È da considerare tra le persone presenti in quel luogo dal punto di vista della security. Spero di essermi spiegata. In occasione delle processioni religiose è necessario garantire misure di safety e security di cui la circolare Piantedosi con relativo piano di emergenza, valutazione dei rischi e individuazione di responsabilità. Dipende anche dal tipo di processione religiosa. Ci può essere la processione religiosa in cui la safety e la security è garantita tranquillamente dalla polizia locale con la normale scorta e l'interruzione del traffico. E processioni religiose invece, io penso a quelle del Venerdì Santo di Taranto, che sono veramente degli eventi che coinvolgono tutta la città e che quindi richiedono piani di emergenza e valutazioni del rischio davvero molto, molto, molto importanti da parte di tutti i soggetti coinvolti. Io consiglio comunque, visto che le processioni religiose e le sfilate civili sono di competenza del questore, di chiedere un incontro con la questura per valutare che quello che viene proposto dall'organizzatore e che può essere realizzato dalla polizia locale sia effettivamente congruo per la gestione in sicurezza di quella processione. Piccole manifestazioni, mostre mercato su vasta area ma con vasto, basso afflusso, come si calcola l'area effettivamente utilizzata e quindi la capienza? Ma le mostre mercato sono fiere espositive che hanno la loro normativa e quindi noi dobbiamo valutare la security dell'area. Se si fanno spettacoli all'interno di queste mostre mercato, allora sì che interviene la normativa del pubblico spettacolo. Quindi, se
Security sicuramente per garantire la sicurezza di quest'area, sicuramente le certificazioni degli impianti elettrici, di eventuali bombole GPL, eccetera, eccetera. Safety ai sensi della normativa del decreto 19 agosto 1996, solo se ci sono aree di spettacolo o comunque spettacoli al loro interno. Io a questo punto mi fermerei e poi dopo mi riservo di rispondere per iscritto sperando di riuscire a dare soddisfazione alle vostre domande in relazione ai quesiti che mi avete presentato. Vedete, sono veramente tanti. Anche questa volta mi va una giornata per rispondere a tutti. E ringrazio comunque tutti della pazienza e per aver partecipato a questo Grazie, grazie dottoressa Corradi, sempre impeccabile, come sempre. Le daremo il tempo che necessita per le domande, non si preoccupi, tanto qualche giorno a disposizione ce l'abbiamo tranquillamente. Nel frattempo i partecipanti avranno le slide e la registrazione. E capisco, ho avuto anche dei commenti nella chat nel quale appunto evidenziavano che il lavoro che le aspetta non è sicuramente molto, molto veloce. Dunque non si preoccupi assolutamente. Ringrazio tutti i partecipanti per essere stati qui con noi. Ci saranno i prossimi appuntamenti verso fine settembre, sarete comunque avvisati, non vi preoccupate. Il prossimo su Safety Security è il 7 ottobre. Ringrazio la Regione Emilia Romagna, la dottoressa Corradi, tutti voi per partecipato e alla prossima. Buon proseguimento a tutti. grazie, arrivederci.